Antonio, partiamo da te, dal tuo studio. Il mio studio è collocato in una regione del sud, la Sicilia, esattamente a Catania, comunque abbiamo anche una sede su Milano. Siamo un bel gruppo, una famiglia, intendiamo l'architettura dove non c'è un orario, dove non ci sta nulla che ci opprime o meno durante la giornata, lavoriamo liberi, quindi è uno studio dove fondamentalmente si bada al sodo. Senti, ho conosciuto le tue architetture di persone ultimamente, recentemente, sono venuto proprio a inaugurarne una e visitarne un'altra in itinere. E così, parlando liberamente, ho parlato di manifesti, di nuovi manifesti, perché uno è un negozio, uno showroom, un hub, che però racconta architettura in un certo modo, l'altro invece è una casa padiglione. Però oggi cosa porti ad Archimovie TV? Ma cosa porto? Porto l'esperienza che sto facendo in Albania. Secondo me è un'esperienza in un territorio vergine dove l'architettura era rimasta legata ad un'architettura del fascismo. Non c'è nulla di nuovo se non degli interventi ultimi di architettura contemporanea con appunto architetti italiani che stanno agendo là, e quindi è un territorio dove ti puoi tranquillamente esprimere e poi portare qualcosa di veramente innovativo che possa far rinascere un popolo che ha tanta voglia e tanta energia per rinascere. Cosa cercano in un architetto italiano, secondo te, e in te? Cosa cercano? Cercano soprattutto quello che io faccio qui, che ho fatto in Italia, che ho fatto nella mia Sicilia. Cercano una casa, un edificio, è un qualcosa che sia senza confine. Cioè vogliono che non ci sia un limite in quello che io sto realizzando da loro, e quindi per loro è fondamentale e funzionale il fatto di dover dare un'architettura che sia disegnata nel suo essere, visionata, attenzionata, che possa tu dare dei contenuti reali. In questo progetto e in altri che stai seguendo parliamo di materiali che sono un tuo punto di forza per il modo di sceglierli e di trattarli. Allora, la mia architettura è un'architettura dove la linea è un elemento che rende fluido un po' tutto il processo produttivo. Questa linea è generalmente retta, a volte si va un po' a incuneare. Lì era importante, secondo me, nel momento in cui un'architettura un po' astratta poteva generare una non contestualità con il luogo, i materiali sono fondamentali. Il lavoro che sto facendo è un lungomare, quindi un'area molto importante in un rapporto col mare, quindi con una spiaggia, che si va a collegare poi con la realtà di un resort residenziale dove ci stanno 140 abitazioni, 140 ville che tipologicamente sono state realizzate, si stanno realizzando, cercando di inserirle nel territorio utilizzando colorazioni verde e materiali che siano tipicamente del luogo. Conoscendo la tua quasi spasmodica attenzione per il dettaglio, no? Ho usato spesso il termine un progetto accanito per descriverti e mi fa sorridere, ma nel senso ovviamente positivo del termine, mi viene da domandarti, quando esci da una dimensione domestica, dalla residenza, e vai su un complesso così grande o su una chiesa o su un palazzetto dello sport, no? Come fai a mantenere il controllo? La domanda è pertinente, perché appunto sia il palazzetto che la chiesa, che hanno determinate dimensioni, stiamo realizzando, tra l'altro il palazzetto completato, la chiesa la completeremo tra un po', tra non molto, in Libano, a Beirut. Il tutto, sai, dipende moltissimo dal disegno, dal particolare, dal dettaglio, per cui nel momento in cui noi approcciamo il dettaglio, lo consegniamo alla direzione dei lavori nelle sedi in cui noi lavoriamo, riusciamo a gestire in maniera accanita appunto tutto quello che sono gli elementi che sono poi diventati degli elementi statici della nostra architettura, cioè l'oscuretto è l'oscuretto nostro, studiato, dettagliato e funzionale poi a quello che è stato pensato. Poi chiaramente, lavorando con luce e ombra, questo ci agevola e ci aiuta anche, cioè cercare di rarefare, togliere, che fa parte poi della ricerca del dettaglio, ci aiuta molto. E tutto questo poi, siccome andiamo a
definire il progetto in un'integrazione reale dove tutto viene pensato, studiato e determinato, allora si vanno a formare una continuità di dettagli che poi ti fanno l'architettura nel suo essere definitivo. Un progetto che stai sognando, cui ti piacerebbe lavorare in due parole? Ma guarda, io ti devo dire che lavorando a 360 gradi in questo momento su molte cose, sto lavorando anche sull'interno di un elicottero, quindi sto allestendo una capsula d'elicottero, devo dire che il sogno è quello di determinare un luogo che possa essere talmente tangibile per la mia città, cosa che in questo momento non c'è, non esiste, non c'è architettura, parlo di Catania, per cui il sogno è quello di lasciare un segno nella mia città. Grazie Antonio. Grazie a voi.